Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi siamo al terzo giorno del nostro riassunto generale di questo grande anno. E cosa voglio dirti in questo terzo giorno? Beh, oggi voglio parlare di vibra nell'amore. Cosa voglio dirti? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Ebbene sì, oggi voglio dirti vibra nell'amore. E perché parlo di amore e di vibrazione? Beh, ieri abbiamo visto il principio del mentalismo e quindi come fanno i tuoi pensieri a diventare dei veri e propri risultati, quindi come fai a creare il mondo che ti circonda. Bene, abbiamo visto che i pensieri e le parole si trasformano in emozioni. Proprio queste emozioni generano le tue azioni. Quindi per poter generare delle azioni e quindi dei risultati positivi devi avere un'emozione positiva. E l'emozione più positiva che esista e più grande che esista è l'amore. Quindi devi avere questo grande sentimento per poter creare un mondo positivo. Ma come si vede quando è amore oppure no? Beh, lo possiamo misurare tramite la vibrazione. Se vibri alto e vibri nell'amore, la tua vibrazione sarà appunto più alta e quindi più positiva. Mentre invece quando vibri basso e quindi nel negativo, avrai appunto una vibrazione più bassa. Lo stato d'animo quando sei positiva o negativa, beh, lo riconosci sicuramente perché se sei felice è positivo, se sei triste è negativo. E i tuoi sogni? Come vibrano i tuoi sogni? Beh, i tuoi sogni vibrano molto, molto in alto. E quindi per poterli raggiungere per assonanza armonica, cioè vuol dire che vibrazione uguale vibrano allo stesso modo, e questo lo puoi vedere anche facendo un esempio con una chitarra. Se te suoni la corda di una chitarra con una nota, se la corda subito accanto
è nella stessa nota, vibreranno insieme anche se non la tocchi. Quindi per poter attirare i tuoi sogni, che sono una vibrazione alta, la tua vibrazione deve essere alta. Quindi pensa positivo, devi avere sensazioni e sentimenti positivi, quindi di amore, per poter raggiungere i tuoi sogni. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Quindi agisci, vibra nell'amore e ci vediamo domani. Ciao!